ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi farò la seconda parte del video acquisti di AliExpress. Per prima cosa voglio farvi vedere, vi voglio far vedere questa spugnetta. Sapete tutti, ho fatto il video haul, l'ho comprato da Sephora ed è la spugnetta per pulire il viso, che non si deve utilizzare né prodotti bifasici né niente, soltanto l'acqua e la tovaglietta. Cosa ho fatto? Ho fatto un acquisto su AliExpress e ho preso questa qua. A dire la verità, non è assolutamente la stessa cosa, ve la faccio vedere. Non è sia come tessuto sia come diciamo stoffa. Vedete che l'ho utilizzata perché mi sono pulita ieri perché ero truccata e tutto. Non mi piace. Si toglie, queste macchie si tolgono, lavandola si toglie, però vi voglio far vedere che l'ho utilizzata proprio per farvi capire. Ed è questa qua. Non mi piace perché non è dello stesso materiale di quella originale e quindi non mi è piaciuta assolutamente. Ve la faccio vedere anche quella originale, che è questa qua, proprio è questa, l'originale è questa qua. Fa un profumo di saponetta Dove. Perché io quando finisco di struccarmi, poi la lavo con la saponetta Dove, che io è quella che mi strucco. Ed è questa, guardate la differenza. Non mi piace proprio né come tessuto né come, cioè, tovaglietta. Non mi piace assolutamente. Poi cosa ho fatto? Sempre guardando AliExpress, ho visto che oltre questa qua c'era un'altra con la stessa confezione di quella originale. Vedete la stessa identica confezione. Aspettate, il contrario l'ho messo. Sì, la stessa identica confezione. Però in questo pacco ce n'erano due. Vi faccio vedere questa qua nera che non ho ancora utilizzato, perché questa all'interno è dello stesso colore di questa. Quindi per non sbagliarmi, perché questa è quella originale, quindi voglio identificarla, la lascio confezionata e vi faccio vedere questa qua, che è nera. La scatola è identica, ha persino anche il foglio illustrativo che c'era anche in quella scatola, quindi una cosa pazzesca, è identica veramente. E anche questa aveva il sacchettino così, e questa è la tovaglietta. La tovaglietta è identica, identica. Ha persino la targhetta identica, veramente identica, identica. Solo che questa è fucsia e questa è nera. Questa non l'ho ancora utilizzata perché mi è arrivato pochi giorni fa, quindi la devo utilizzare e poi vi farò sapere se c'è differenza o meno. Sono cadute le altre cose. E questa è la prima cosa che vi faccio vedere. Allora, continuiamo per quanto riguarda i prodotti. Come avete visto, vi ho fatto vedere la tovaglietta per togliere il make-up, che è un dupe di un originale. Vi dico soltanto due parole. Vi dico soltanto che non tutti abbiamo la possibilità di acquistare dei prodotti originali, tra virgolette, perché oltre, mettiamo due punti, di trucchi ne abbiamo abbastanza. Seconda cosa, non tutti possiamo permetterci di acquistare, che so, una palettina della Urban Decay che costa sulle 45 euro, perché non tutte sono persone grandi che lavorano e tutto. Ci sono anche delle ragazzine che ci guardano, ci sono anche delle signore che, tra virgolette, non possono permettersi di spendere 45 euro in una palettina. Cioè, dobbiamo essere obiettivi, non tutti hanno la possibilità di acquistare. Certo, sentir dire da alcune persone, da alcune YouTuber, che i fake non guardano video dove fanno vedere i fake, una scelta sua, assolutamente, mani avanti, per quanto riguarda questo. Però posso soltanto dirti a te che dici determinate cose che a me le aziende non mandano niente, nel senso che alla maggior parte delle YouTuber, anche piccole, le aziende non spediscono niente, quindi automaticamente dobbiamo acquistare tutto di tasca nostra e non sempre si ha la possibilità di
acquistare de quel determinato prodotto. Infatti, io in un video di AliExpress ho fatto vedere delle palettine della The Balm, che sono dei fake. Io l'ho detto proprio sinceramente, sono dei fake. Come ad esempio ho acquistato il blush, dei blush della Cipria e altre cose della The Balm, che le ho acquistate da Maki Laila, che sono originali, le ho prese scontate ad un prezzo veramente proprio si può dire quasi alla metà del prezzo, e quindi per me è un ottimo acquisto. Ma io ad esempio soldi 50 euro per una palettina di The Balm non l'avrei mai spesi. Io non voglio dire che dobbiamo acquistare soltanto fake, io voglio soltanto dire che primo non mi manda nessuno niente, quindi devo comprarmi tutto io. E non sempre posso acquistare delle cose originali che costano 50-60 euro se, tra virgolette, non so se mi piacciono, non mi piacciono il colore, la tonalità, e tutte le altre cose. Quindi preferisco acquistare certe volte dei fake, non sempre, ma certe volte preferisco acquistare dei fake, come ad esempio anche questi. Cioè, non posso spendere un sacco di soldi per delle cuffie che i miei figli rompono come se fosse tipo cartavelina, e vorrei, diciamo, risparmiare, non mi ricordo se è stato 1,50 euro ogni confezione. Comunque vi lascio per dire questo. Lasciamo perdere questa discussione, vi faccio vedere le cose che ho comprato. Per prima cosa ho preso questo pennello, così è nero, con questa scritta qua, e ha una forma che io adoro in assoluto, perché ha una forma obliqua, così, ha questa forma tagliata però tondeggiante, tondeggiante, che a me piace tantissimo, proprio per applicare il fondotinta liquido. Mi piace tantissimo anche il fatto che sia a due fibre, cioè questa sfumatura di colore per il pennello, mi piace tantissimo. So che è un dupe di un pennello, ma non ricordo quale. Non l'ho lavato, quindi non vi so dire se perde peli. Fino adesso non ha perso nessun pelo e non fa nemmeno puzza, assolutamente. Quindi per me è ottimo pennello. E l'ho preso pochissimo, perché se non mi sbaglio è un dupe di un pennello famoso, ma che io questi soldi non li avrei spesi. E questo è il primo. Un'altra cosa che ho acquistato su Ali sono queste tinte labbra con le rispettive matite, e queste sono di Kylie. Lo so, originali non costano nemmeno così tanto, però a dire la verità non gli volevo spendere dei soldi, volevo provare proprio se erano buone, e ho preso questo. Questo è Posy K, ve li faccio vedere. Il packaging è bellissimo di queste matite, che sono uguali The Lady si è fatta lo smalto proprio, se non mi sbaglio, con queste gocce. Non so, credo che sia così il packaging delle tinte labbra sia uguale alla sua ricostruzione unghie. Mi posso sbagliare, però mi sembra tipo simile. Comunque, lasciamo perdere. Questa è la tinta labbra, vedete, è nera con le gocce che scivolano, e questa è la matita. Devo dire che le ho già provate, queste sì, le ho già provate. Questa è la matita, vi faccio lo swatch ovviamente. Queste le ho già provate e durano tantissimo. Io ci ho anche mangiato con questa tinta labbra, e a dire la verità mi è durata. È un fake, però mi è durata. La confezione è così, fatta come tipo le tinte labbra delle LA Splash. C'è scritto Matte Liquidi Lipstick Rouge Lever Liquidi Off in Matte. Il pennellino è simile anche questo a quelli della LA Splash. L'odore assomiglia al gelato alla lucciola. Sono a dieta. Veramente, assomiglia al gelato alla nocciola. Una sola passata, copertura massima. E questo è il bellissimo colore, bellissimo colore, guardate, bellissimo. E, come odore, veramente assomiglia a quelli della Line Crime. L'altro colore che ho preso è stato Corti K, Corti K, Corti K. Court K, ed era un colore scuro, è un colore scuro che mi piace tantissimo.
anche questo già provato con la sua rispettiva matita. Di norma ci sono anche soltanto singoli, senza la matita, però io li volevo provare direttamente con la matita perché mi secca cercare la matita adatta alla tinta lab, mi secca. E quindi ho preso questa. Questa è favolosa. Questa anche l'ho utilizzata. L'ho utilizzata per pochissimo perché sono andata da mia mamma a prendere il caffè, lo solito, ma non è che sono uscita in questi giorni, veramente non sono uscita per niente perché mio marito sta lavorando anche di pomeriggio, quindi è stanco, non è che posso. No, dai, usciamo. Cioè, si deve anche capire. E questo è l'altro colore. Che dire, se non bellissimo? Bellissimo. E a dire la verità, proprio ve lo dico sincera, perché io sono sempre sincera nei miei video, come vi dico che sono dei fake, io vi posso anche dire, non sono originali, tanto chi ne capisce, io ad esempio non ne capisco, però no, sono dei fake. E durano tantissimo, io ho fatto lo swatch, che l'ho fatti vedere alle ragazze che ho su Snapchat. Le ho fatte vedere alle mie colleghe di YouTube e quegli swatch io l'ho portati per 3 giorni di seguito, lavando piatti, lavando la faccia, lavando io, lavando me stessa, sono rimaste quindi ottimo. Un altro dupe di questo veramente sono veramente lo dovevo comprare perché oltre che è fatto in miniatura, quindi io adoro queste cose fatte piccole. E poi perché era una cosa che volevo provare, ma non sapevo se era adatta a me. Perché Mr. Daniel Makeup ha anche detto che questa cipria, perché adesso vi dirò che cos'è, questa cipria non è adatta a tutti, nel senso che alcune può anche fare quella patina gialla che non è molto carina. E quindi perché spendere così tanto se posso acquistarla da AliExpress? Ed è questa qua, ed è la Banana Powder, vero? Sì. Luxury Powder Banana ed è una cipria, vedete ancora confezionata perché ancora non l'ho utilizzata ed è questa qua. La confezione è identica, veramente identica a quella originale e non vedo l'ora di utilizzarla e poi in caso vi farò sapere. Poi parliamo ancora di make-up mentre ci sono perché dopo vi farò vedere altre due cose. Ho fatto un acquisto sempre da AliExpress, da un rivenditore, dove ho preso 5 cose, tra cui una è una tinta di Anastasia Beverly Hills. Questa qui, la stessa identica cosa della discussione di poco fa, è inutile ripetermi. Qua non la vendono, la vendono in America. Io non ho nessuno che mi possa mandare le cose dall'America, e quindi l'ho voluta prendere da AliExpress proprio per provarla, per averne una. Qui c'è scritto tutto. Il colore si chiama Electro. È scritto qua. Electro. E devo dire la verità, questa non l'ho utilizzata. Di questi prodotti non ho utilizzato, quindi non vi so dire. Il colore è bellissimo, è stupendo, sapete tutti che io adoro questo tipo di colore. Il packaging, perlomeno per quanto riguarda le foto, perché ho visto soltanto foto o video, è identico, nel senso ha questa parte argentata, il bordino qua dorato con il segno dell'infinito e il tubetto così del packaging è uguale, identico. Anche la parte sotto è identica. Come pennellino è uguale a quello della Kylie ed è così. L'odore è diverso. È un misto tra mente e qualcos'altro. Però è buono, come odore è buono. E vi faccio lo swatch. Vi faccio una seconda passata perché ne è uscito poco di prodotto. Ed è bellissimo co come colore. È un fucsia, ovviamente, perché sapete tutti che io adoro questi colori. Ed è un fucsia bello acceso. Lo devo provare. Di questo non vi so dire niente perché non l'ho utilizzato. Poi ho preso altri 4 prodotti della Colourpop. Perché ho preso la Colourpop? Perché non c'è nessuno che fa un ordine, diciamo, cumulativo con me e automaticamente non mi va di spendere le spese di spedizione esagerate quando tra virgolette posso acquistarli da AliExpress, ve lo dico sincera, veramente. Se c'è qualcuno che vuole che riguarda diciamo
Catania e provincia, perché io ve li posso portare a Catania massimo, perché è inutile mettere un'altra spedizione. Se qualcuno vuole fare un ordine accumulativo, io lo faccio volentieri e quindi prendiamo l'originale. Io ho i fake, che sono questi qua di Colourpop. Ho preso due ombretti, volevo prendere l'illuminante ma non c'era. E ho preso due colori che non so se utilizzerò. Uno è Envy, il 5M03. Mi piace tantissimo il packaging perché è bianco ed ha, diciamo, la rotellina così che si prende il prodotto. Ed è questo qua. Vi faccio lo swatch. Questo è il colore. Sono andata sul sicuro, ovviamente, perché vuoi non prendere un viola che si utilizza? Io utilizzo viola. Vai. Ed è questo. E l'altro colore è sempre sulle tonalità del viola ed è questo qua che è il Dare 5M02. Dare. Mi piace tantissimo il packaging. Il colore è questo qua. Questo sono diversi, vedete? Questo è più tipo c'è del fucsia anche all'interno. Ed è questo. Aspettate che me ne metto di più. Sono molto molto pigmentate, veramente. E questo è il Dare. Questo qua. Bellissimi, veramente bellissimi. Mi pulisco le mani perché sono ancora tutte e due qua. E meno male che sono fake. Aspetta che attacco qua che si sta per scaricare. E poi ho preso due ultra matte lip, questi qua, perché proprio volevo provare questi due tinte labbra e ho preso Zipper e Driven. Zipper è questo qua, non so se si legge il nome, Zipper. E sono due tinte labbra. La confezione è uguale a quella che ho visto su YouTube e anche la tinta è uguale, anche il tubetto. Il colore ovviamente è uguale a quello che ho preso poco fa. Ho fatto una passata proprio per farvi vedere la scrivenza. Ed è questo qua. E questo qua è Zipper. Poi, se non riuscirò a fare un ordine accumulativo, prenderò anche altri colori da AliExpress. Mi accontento anche dei fake. E poi ho preso Driven, che è questo qua. Io ve lo dico nei miei video se sono dei dupe o meno, eh? Non ce n'è, non si scappa, nei miei video c'è sempre la sincerità. E questo è l'altro colore, fucsia. Ovviamente ho preso dei colori che io utilizzo, perché è inutile prendere, che so, un colore pazzesco che poi non avrei utilizzato. Per questo ve lo dico. Mamma mia, mamma mia. Ed è questo qua. Questo. Vedete, sono dei bellissimi, veramente bellissimi colori. Sono stupende. Io li adoro. Questi, come vi ho detto, li devo ancora utilizzare. E questi sono i dupe dei prodotti famosi. Un'altra cosa che mi è arrivata proprio di recentissima, è questa qua. Questa la desideravo. La stavo per comprare tramite una ragazza, poi non mi ha contattato, poi mi ha detto troppo a confronto al prezzo originale. Quindi gli ho detto no, mi dispiace, preferisco prenderla dall'AliExpress. Perché molte ragazze che rivendono le cose originali, cioè vogliono un sacco di soldi. Cioè, veramente, stiamo esagerando? Sì, stiamo esagerando perché i prodotti ce li abbiamo tutti. Io ho un sacco di make-up e sicuramente non ti darò tutti questi soldi a te per una palettina, vorrei dire. Parlo della palettina di Anastasia Beverly Hills. Questa è la palettina che a me piace tantissimo. Il packaging è stupendo della palettina ed è uguale, uguale, uguale all'originale.
veramente uguale. Vi faccio vedere com'è all'interno. Mi è arrivata intatta, fortunatamente. Questa è la palettina fatta in cartone, proprio come quelli della The Balm. E la palettina è questa. Aspettate che vi metto. Qua c'è lo specchietto. Vi metto. Ah, vabbè, si può curvare. Curvo. E qua abbiamo la bellissima palettina. Qua ha un pennello. Aspettate che tolgo. Un pennello molto molto buono con le due parti di applicazione e per sfumare. Ed è molto buona. E questa è la palettina. Ha dei bellissimi colori, veramente molto 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 belli. A me piace tantissimo, ha dei colori stupendi e non vedo l'ora di fare un video proprio con questi colori. La utilizzerò sicuramente. Ne voglio prendere un'altra di questa qua di Anastasia Beverly Hills, che è un'altra che mi piace tantissimo e la voglio acquistare, quindi la prenderò sicura. Di questo non vi faccio gli swatch perché perderei troppo tempo e devo andare a mangiare. E questa è la palettina. Vi farò sapere perché ovviamente la vedrete mentre la utilizzerò in qualche video tutorial. Poi, cosa vi devo far vedere di più? Sto guardando perché così tolgo tutte queste cose. Qua c'è il mondo. Ah, le ultime due cose che vi faccio vedere, che sarebbe anche sono delle scarpe. Se non mi sbaglio, io ho fatto già vedere che ho preso dei dupe tramite i marocchini, delle scarpe dell'Adidas. E adesso vi faccio vedere quelli che mi sono arrivati tramite AliExpress. E vi faccio anche vedere la differenza. Allora. Vabbè, queste scusate, le ho utilizzate oggi perché infatti sono sporchissime, molto molto sporche perché siccome si è messa a piovere c'è stata proprio un'invasione di pioggia e quindi sono sporchissime, veramente molto sporche. Comunque, queste sono le scarpe in questione, scusate che le tocco così ma ovviamente sono state utilizzate. La cosa che in questa scarpa non mi è piaciuta, infatti, mi ha rimborsato la metà perché ho acquistato due paia di scarpe. Adesso vi faccio vedere: queste qua blu e l'altro paio. Queste qua soltanto avevano la differenza che non c'era la scritta all'interno e nemmeno qui laterale. Infatti, di questo mi ha mandato il rimborso e me le ha fatti pagare di meno. Ed è questo, e le scarpe erano queste qua. E adesso vi faccio vedere le altre che posso toccarle tranquillamente perché ancora non le ho utilizzate. E sono il mio amore, veramente il mio amore. Ho anche la borsa. E sono queste qua. Vedete, non sono state utilizzate. Le ho soltanto provate. Sono viola. Non potevo non prenderle viola, scusate. E queste al contrario invece hanno le scritte. Vedete, qua c'è scritto Adidas. Poi all'interno c'è scritto Adidas e all'esterno c'è scritto Adidas. E questa è la scarpa ed è bellissima, veramente bellissima. Sono comode, non mi fanno male i piedi assolutamente perché io utilizzo di più queste scarpe così perché le altre scarpe mi fanno male e tutto. Ho anche acquistato le scarpe dal negozio e mi fanno male cane. Queste no, che sono dei fake. Mi ci trovo benissimo. Ovviamente questa non l'ho utilizzata. Sapete tutti che ce l'ho bianca, gialla, bianca come si dice? Mimetizzata, una cosa del genere, nel senso tipo maculata. Poi ce l'ho blu, e adesso ce l'ho anche viola. Quindi ce l'ho quasi tutti i colori. Che i colori che mi piacciono e questa viola è stupenda. Io ho la O bag di questo colore, quindi quando utilizzerò la O bag utilizzerò queste scarpe. Quindi quando utilizzerò queste scarpe utilizzerò la O bag. Sono bellissime le scarpe. Mi piacciono tantissimo, veramente. Sono pulite, per questo le sto toccando così. E queste sono le scarpe, sono fatte benissimo, non ho trovato nessun difetto, nessuna cosa, niente assolutamente, veramente. C'è un pochettino di colla qua sotto. Ma non è che ti va a guardare la colla qua, non ci vedo. Comunque sono bellissime anche le accette viola, stupende. Non vedo l'ora di utilizzarle. E niente ragazze, allora, oddio, sono stanca.
Bene, per quanto riguarda il video di AliExpress ho finito, adesso aspetto gli altri acquisti che stanno per arrivare perché ho acquistato altre due cose. Come vi ho detto, acquisterò un'altra palettina di Anastasia Beverly Hills perché tutti quei soldi non glieli spendo per l'originale. E come vi ho detto poco fa, se qualcuno vuole fare un ordine cumulativo per quanto riguarda gli ombretti Colourpop, che sia ovviamente nelle vicinanze di Catania, perché massimo che ve li posso portare al Catania e Centro Sicilia, lo farò volentieri. In tal caso, se nessuno, diciamo, mi farà compagnia, credo che ne prenderò altri da AliExpress perché mi ci sono trovata benissimo. Niente ragazzi, io adesso vi saluto, vi mando un grossissimo bacio, vi lascio con le mie tinte labbra fake di AliExpress e niente, che dirvi di più? Scrivetemi un commentino qua sotto, ditemi tutto, anche se non siete d'accordo con la mia scelta di comprare, diciamo, da questi siti, non fa niente, ditemi la vostra perché mi fa piacere che ognuno di noi sia libero nel esprimere la propria opinione. Io vi saluto, vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate, se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!